Ciao ragazze, ciao ragazzi, buonasera, benvenuti su Tutored, bentornati se già conoscete la nostra piattaforma, soprattutto buon lunedì, quindi buona settimana. E iniziamo la settimana di Tutored con un webinar sul financial advisor d'impresa e per questo io vi presento lo speaker di oggi. Ciao Luca Guerrasio, benvenuto su Tutored. Grazie Giuseppe, buon pomeriggio a tutti, piacere di conoscervi e grazie a Tutored per questa opportunità. Allora, io ringrazio te per essere qui. Luca, Financial Advisor and Manager in Blue Ocean Finance, come vedete ovviamente nella slide, vi parlerà un po' della realtà del Financial Advisor d'impresa, quindi chi è, cosa fa, di cosa si occupa e perché, soprattutto in questo periodo, è così richiesto, nel mondo finance. Tra pochissimo lascerò a lui la parola perché tra l'altro vi condividerà delle slide ricche di contenuti. Prima però vi spiego cos'è Tutored, se siete qui magari per la prima volta. Tutored è un punto di incontro digitale tra studenti, giovani laureati e aziende. E non a caso, ecco, vi mettiamo in contatto con Blue Ocean Finance grazie a Luca, ma lo facciamo quotidianamente anche con tante altre realtà. Sul nostro sito trovate webinar come quello a cui state partecipando, trovate gli articoli, trovate anche tanti contenuti pubblicati da queste aziende che vedete qui sulla slide. E diciamo che tutto il nostro mondo è disponibile non solo sul web, ma anche sull'app, disponibile sia sull'App Store sia sul Google Play. E vi invito a scaricare, scusateci, a seguirci anche sui nostri social, in particolar modo su Instagram, perché pubblichiamo un sacco di contenuti interessanti, di aggiornamenti su quello che facciamo, insomma, su contenuti che riguardano il mondo del lavoro. Vi invito a iscrivervi ai prossimi webinar su Tutored. Io so che magari oggi siete qui perché siete interessati al mondo finance, ma non si sa mai, magari può interessarvi anche una carriera nella cyber security e quindi vi invito al webinar con Alberto Volpatto. Tema economia, il 25 ottobre parliamo di tesi di laurea in economia e poi se siete interessati a provare un'esperienza all'estero, a prescindere dal vostro percorso di studi, il 29 ottobre ne parleremo con Marco Scannavino e Silvia Sunseri. Allora, tra pochissimo lascio il palco a Luca. Prima consentitemi di dirvi giusto due parole su come funziona questa piattaforma. Perché? Perché Luca vuole che interagiate durante la diretta e quindi fatelo in chat. La trovate sulla barra di sinistra, è un simboletto, si è scritto Conversations, quindi lì potrete inserire tutti i commenti e quindi appunto condividere il vostro pensiero durante la diretta. Le domande a cui Luca risponderà al termine della sua presentazione, vi invito a fare nella sezione Q&A, quindi quella immediatamente in basso. Il simboletto è quello con il punto interrogativo. Ed infine, in basso sulla destra, trovate un simboletto bianco con sfondo nero e potrete decidere, cliccandoci sopra, come visualizzare il vostro schermo in modo del tutto autonomo, quindi se avere i nostri volti in primo piano oppure la presentazione che Luca tra pochissimo condividerà, ecco, in primo piano a schermo intero e poi invece i nostri volti piccolini in basso. Allora Luca, io ti passo la parola, sarò dietro le quinte, quindi per qualsiasi cosa fai riferimento a me e direi che possiamo iniziare, quindi buon webinar a tutti. Perfetto, grazie mille Giuseppe. Magari ti chiedo subito come posso fare un sondaggio che avevamo Sì, ok, preparato. Non so se. perfetto, ti dico subito come farlo. Guarda, se tu clicchi su Content Library, dove hai caricato la tua presentazione, invece di Media dovresti cliccare su Polls. Perfetto, lo carichiamo subito così Ottimo, perfetto. partiamo subito con una domanda. Tra pochissimo quindi vedrete la domanda che, ecco, eccola qua. È pronta e potete rispondere. Vai Luca, ti lascio a te il palco. Perfetto, grazie mille Giuseppe. Allora, vi invito a rispondere subito alla domanda, così cominciamo insieme a fare dei ragionamenti. E ringrazio nuovamente Giuseppe e Tutored per questa opportunità. A breve vi condivido delle slide dove approfondiamo proprio le tematiche svolte dal Financial Advisor d'impresa. Nel frattempo chiudo il sondaggio, così vedete tutti. Non so se vedete le risposte. Allora, prova. Dico. Siamo intorno al 60% per il no e 40% per il sì. Quindi proietto rapidamente le slide.
in modo tale da approfondire insieme questa figura. Innanzitutto ringrazio tutti voi per la presenza. Come anticipato prima da Giuseppe, avrei il piacere di ricevere anche tante domande, in modo tale da conoscervi innanzitutto. Come sapete, sapranno alcuni di voi, abbiamo la posizione aperta tra l'altro su Tutored come per un internship presso Blue Ocean Finance, ovviamente con l'obiettivo e la finalità di proseguire il rapporto lavorativo, quindi chiunque poi anche al termine del webinar fosse interessato, Giuseppe sicuramente lascerà il link, anzi vedo che già lo ha fatto, quindi potete candidarvi autonomamente. Partirei con la presentazione. Innanzitutto, chi è il financial advisor d'impresa? È una figura professionale altamente specializzata e si occupa di consulenza finanziaria a piccole e medie imprese e startup innovative. Una grande macro differenza della consulenza generica è che il financial advisor d'impresa in questo settore e in particolar modo in Blue Ocean Finance si occupa di aziende che tendenzialmente innovano e crescono, quindi sono nel segmento medio-alto di crescita. Non facciamo né la parte di ristrutturazione dei debiti e controllo di gestione, né tantomeno la parte, ecco, di ristrutturazione debitoria. Quindi seguiamo soltanto aziende che vogliono innovare e vogliono crescere. Quali sono le caratteristiche, i tratti comuni del financial advisor d'impresa? E sicuramente che ovviamente lavorando qui con noi e in generale lavorando con startup e imprenditori di piccole e medie imprese, il nostro obiettivo è avere un approccio imprenditoriale. Che cosa implica? Implica che ci sia un rapporto diretto tra il CEO e noi, il CFO e noi. Ovviamente parliamo in linea diretta con loro per migliorare e implementare la loro crescita. Tendenzialmente il nostro supporto è il reperimento di finanze e creare valore aggiunto. Quindi cerchiamo insieme alle figure apicali di ogni singola azienda e di ogni piccola e media impresa di trovare la giusta finanza per gli investimenti che si sono prefissati. Un altro aspetto cruciale è l'orientamento al risultato. Il compenso di Blue Ocean Finance è pagato al raggiungimento degli obiettivi con il cliente e per il cliente. Questo ovviamente genera in primis un rapporto di enorme fiducia tra l'advisor e l'impresa, proprio perché si instaura sin da subito un rapporto collaborativo. Noi diciamo sempre si parla occhi negli occhi e insieme proviamo a de delineare una migliore strategia di impresa per ottenere gli obiettivi che poi questo elemento ci serve anche per allineare gli obiettivi dell'impresa con gli obiettivi dei consulenti. Entrambi siamo orientati al risultato. Terzo punto che abbiamo evidenziato tra, diciamo, i principali che abbiamo inserito in questa slide è il tema della proattività. Cosa implica? Implica che il consulente a consigliare all'imprenditore, all'impresa cosa fare, come farlo. Noi non siamo dei meri esecutori in quanto non ci occupiamo di adempimenti fiscali né tantomeno di attività obbligatorie per legge. La nostra attività si posiziona come ho detto anche prima, in attività ad alto valore aggiunto. Quindi noi decidiamo, consigliamo al cliente, decidiamo con lui su qual è la strada migliore da perseguire. E poi c'è tutta la fase di messa a terra della strategia delineata. Quindi non è neanche soltanto una mera consulenza su cosa è giusto fare, ma insieme proviamo a farlo. E insieme vogliamo raggiungerlo per avere entrambi, ovviamente, poi il proprio ritorno. Luca, mi
Allora, ditemi, ecco. Credo sia saltata la connessione. Ok, adesso però ti sento e ti vedo. Perfetto. Ottimo. Allora, ti ho perso di nuovo. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Luca, che è saltato di nuovo. Confermatemi, ecco, scrivetemi in chat se anche voi state avendo il mio stesso problema, giusto per capire perché io, ecco, sì, ti ringrazio Nicole. Non vedo Luca, vediamo. Eccomi. Sì, proviamo Luca. Adesso dovremmo esserci. Ok. Mi confermi, mi vedi? Sì, ti vedo. Eccoci, perdonatemi. Quindi, riprendendo da dove eravamo rimasti, allineare i nostri obiettivi con quelli dell'azienda cliente è cruciale. Come abbiamo scritto qui al lato, l'obiettivo del Financial Advisor è realizzare la crescita finanziaria delle aziende clienti attraverso una strategia finanziaria su misura. Adesso vediamo in che modo si declinano le nostre attività, quindi i nostri servizi, cosa comprende la nostra consulenza finanziaria, quali sono le attività che mettiamo in piedi, in essere per conto dei nostri clienti. Le dividiamo in due macro aree. Nell'area di destra vediamo la parte di advisory, che in un certo senso, se vogliamo, è un obiettivo di tante nostre aziende clienti, quella di arrivare alla cosiddetta exit, ovvero vendere la propria azienda e liquidare le proprie quote, azioni per rientrare dell'investimento fatto, sia in termini di tempo negli anni, sia in termini economici, qualora avessero investito delle somme. E sopra la parte di M&A and Exit c'è la parte di Financial Strategy, quindi tutta quella consulenza strategica e finanziaria finalizzata alla crescita. Quindi strutturiamo il Financial Plan, che dopo vi condividerò rapidamente per darvi, ecco, un esempio di ciò che facciamo per conto dei nostri clienti e come mettiamo a terra quello che adesso vi racconto. E capire poi con il cliente quali delle strade perseguire per arrivare all'exit, quindi ad un'operazione straordinaria. E noi, come vediamo poi anche nelle slide successive, ci occupiamo proprio di assistere le aziende in fase di exit, sia lato, diciamo, selling, quindi sell side, sia buy side, nel caso in cui nostre aziende clienti più o meno strutturate, quindi hanno volumi di fatturato intorno ai 20-30 milioni, che vogliono acquisire piccole realtà, magari con un importante know-how tecnologico. Allora ricerchiamo anche queste tipologie di aziende per conto dei nostri clienti, per poi concludere il deal, quindi proporre il deal alla controparte e concluderlo. Per arrivare però a questa tipologia di operazioni, le operazioni tendenzialmente vanno costruite. Questo vuol dire che l'azienda cliente con noi lavora già da diverso tempo, da 1, 2, 3 anni, per arrivare a quel tipo di risultato. E in questi 3 anni l'azienda deve investire tanto. Per investire tanto ha necessariamente bisogno di finanza e molto spesso non può attendere i ricavi che riesce a generare organicamente, ma ha bisogno di finanza straordinaria. Ed è qui che entriamo in gioco noi con l'area di sinistra, quest'area qui, che comprende 4 pozzi di finanza. Tendenzialmente sono tutti i pozzi da cui poter prendere finanza per le piccole e medie imprese. Quindi, come Blue Ocean Finance, noi serviamo tutto il mondo del reperimento di finanza. E parliamo di equity, debito, finanza pubblica e tax credit. A questo punto, prima di addentrarci in queste categorie, vi sottoporrei un altro sondaggio che abbiamo preparato, che vi condivido subito. Eccoci.
Cos'è un mini bond? Rientra sicuramente tra una di queste quattro categorie. Non abbiate timore di rispondere, anche perché i nominativi non li vedo, quindi posso leggervi le percentuali. Per adesso diciamo che la quasi totalità è sulla risposta corretta. Nel frattempo controllo se ci sono domande. Ok, mi sembra di no. Ritorno sul sondaggio. L'80% di voi ha risposto in maniera corretta e ha risposto obbligazione. Il 16% ha risposto credito, 0% azioni. Quindi diciamo la maggioranza ha capito qual era la risposta corretta e rientriamo nell'area di debito, quindi nel debito strutturato. Che adesso approfondiamo. Partiamo prima con equity. Equity è invece la seconda risposta del nostro sondaggio, ovvero si parla di azioni e o quote del capitale sociale della società. Quindi nel momento in cui una società, un'impresa, una piccola e media impresa decide di aprire il proprio capitale sociale a investitori terzi, che sono questi che vedete qui, quindi venture capital, private banks, club deal, family offices, business angel o equity crowdfunding, aprendo il capitale sociale non fa altro che permettere a investitori terzi di entrare nella compagine sociale. Cosa fa in questo caso il financial advisor d'impresa? In primis delinea la migliore strategia per il bilanciamento delle varie fonti, perché secondo il nostro punto di vista puntare tutto su una sola fonte di finanza non è correttissimo. Suddividere il rischio sia di raccolta, ma soprattutto anche di vantaggi e di pro e contro di ogni singola fonte può essere un elemento importante. Quindi decidiamo con il cliente, in base agli investimenti che l'azienda dovrà fare, qual è il mix di finanza corretta. Qualora dovessimo decidere di fare equity, ecco che possiamo immaginare e pensare di contattare dei fondi di venture capital, private equity, che possono essere interessati ad investire in una determinata società. In alcuni casi i fondi si suddividono per attività, quindi per settori di appartenenza della startup cliente. Magari dei venture capital preferiscono investire sul deep tech piuttosto che sul food tech, oppure attraverso dei parametri di fatturato piuttosto che di tagli e size di investimento. E queste sono un po' le dinamiche del mondo equity, una piccola parte del mondo equity, che è molto complesso perché non c'è un vero e proprio manuale su equity e in parte anche su debito, ma equity forse la fa da padrona, così come poi per il mondo delle operazioni straordinarie. Non c'è un vero e proprio manuale, è un incontro tra domanda e offerta, tra quote offerte dalle piccole e medie imprese o azioni e la volontà da parte di investitori di investire in quella società. E quindi noi dobbiamo disegnare insieme al cliente qual è il piano industriale futuro, quali sono gli obiettivi che l'azienda vuole raggiungere, qual è la valutazione aziendale. Perché un investitore dovrebbe investire nella società nostra cliente e soprattutto qual è il ritorno atteso di quell'investimento? E questi sono alcuni degli elementi che noi consideriamo e dobbiamo poi valutare con il cliente e mettere a terra sostanzialmente, quindi preparare i documenti che saranno nelle mani degli investitori. Non so se fino a questo momento ci sono delle domande sul mondo equity, lo conoscevate, non lo conoscevate? È qualcosa che vi interessa, vi piacerebbe lavorare per startup innovative che investono, hanno bisogno di capitali? Io controllo nella chat al lato se c'è qualcosa. Per ora no. Edoardo risponde sì. Ti piacerebbe lavorare, immagino. Perfetto. Procedo con la parte di debito.
Qui entriamo già in un segmento di finanza differente, molto diverso rispetto all'equity. Dopo abbiamo creato anche un approfondimento tra investitori in equity e finanziatori a debito. Quali sono le differenze sostanziali? In primis, che l'equity sono quote e capitale sociale, sono somme che entrano nel patrimonio netto, quindi nel capitale dell'azienda. Il debito invece è un'obbligazione, un titolo di debito è qualcosa che deve essere restituito. Conoscerete sicuramente il finanziamento bancario tradizionale, quindi il classico piano di ammortamento con il tasso di interesse, eventuali garanzie accessorie. E tutte queste scelte le facciamo noi con il cliente, sia per andare in banca, quindi per finanziamenti bancari tendenzialmente più strutturati, quindi diciamo con degli importi superiori rispetto a quello che l'azienda potrebbe ottenere autonomamente, sia attraverso piattaforme fintech. È abbastanza diffuso ormai anche in Italia il crowd lending, che è molto simile al crowdfunding. L'unico tema è che le persone che investono i propri soldi non entrano nel capitale della società, ma prestano i soldi all'azienda in cambio di un tasso di interesse. Quindi è esattamente simile al crowdfunding come modalità, come tipologia, come struttura di operazione, ma la finalità è differente, o meglio, il mezzo è differente, perché i soldi dovranno rientrare nelle tasche degli investitori con un ammontare superiore che è il tasso di interesse. Terzo punto è il debito strutturato, dove facciamo rientrare i mini bond. Cosa sono i mini bond? Sono delle obbligazioni, quindi dei titoli di debito emessi dalla piccola e media impresa. La piccola e media impresa deve avere delle caratteristiche in particolare, per non tutte le aziende possono emettere mini bond. Ad esempio, devono fatturare almeno 2 milioni di euro, avere almeno 10 dipendenti e altri requisiti. Per le aziende che hanno questi requisiti c'è la possibilità di emettere dei titoli di debito, delle obbligazioni, e siamo noi in qualità di advisor a costruire quello che è il regolamento del mini bond, quindi che piano di ammortamento, come deve essere il rientro delle somme investite, qual è il tasso di interesse che poi ovviamente si definisce con gli investitori. Quindi andiamo a disegnare noi con il cliente la migliore struttura anche in base alle proprie esigenze. Terzo punto, finanza pubblica. La finanza pubblica sono tendenzialmente bandi, non seguiamo i bandi regionali perché troppo piccoli, ci avviciniamo a due enti erogatori che sono Invitalia e sa il gruppo SACE Simest di Cassa Depositi e Prestiti, e il gruppo, diciamo, sono due enti erogatori nazionali che hanno in pancia diversi bandi al quale possiamo applicare con di diversi nostri clienti. Infine abbiamo tutto il mondo delle agevolazioni fiscali, quindi crediti d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design, industria 4.0. Le agevolazioni fiscali, per chi non lo sapesse, non sono altro che la possibilità di recuperare delle spese che l'azienda ha già sostenuto nell'esercizio precedente in una di queste aree che vedete qui scritte. Quindi, se hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo, possono recuperare le spese, così per innovazione e così per il design. E come potete vedere, le competenze devono essere tante, anche perché ogni financial advisor di impresa ne conosce di tutto ed è lui che affianca l'azienda a doverle applicare. Quindi non è così scontato conoscerle, non è così come dire, non è così scontato che neolaureati o laureandi ne sappiano tanto di questo. Infatti, noi abbiamo al nostro interno un'academy di 2 settimane per toccare con mano tutte queste tematiche e approfondirle, entrare nel dettaglio e studiare tutte le casistiche. Fare questo lavoro ovviamente mette il financial advisor d'impresa in prima linea, proprio perché il cliente, qualsiasi dubbio, contatterà il consulente per capire come fare e come non fare, e in 2 o 3 anni
Ogni advisor in Blue Ocean Finance ha un proprio portafoglio clienti e segue tutte queste operazioni che abbiamo nominato fino ad ora. Proseguiamo con la parte di financial strategy e ad esempio proviamo a capire quali sono le differenze tra equity e debito. Perché consigliare una o l'altra? Perché fare entrambe? Partiamo dai soggetti investitori, o meglio, dai soggetti, che in equity parliamo di investitori, in debito parliamo di finanziatori. Per quanto riguarda i soggetti investitori, come abbiamo visto prima, sono venture capital, business angel, quindi possono essere sia figure, persone che investono in un determinato settore, oppure società che fanno questo di professione, i cosiddetti fondi, che poi possono essere di venture capital, private equity e quant'altro. Dall'altra parte invece ci sono i soggetti finanziatori, che come abbiamo visto prima sono banche tradizionali o piattaforme fintech. Nel secondo punto invece vediamo qual è l'obiettivo principale di questi soggetti, che sono paradossalmente opposti. Gli investitori in equity vogliono massimizzare il guadagno, quindi il ritorno dell'investimento deve essere massimo. Dall'altra parte vogliono minimizzare il rischio. Finanziano le aziende che loro reputano meno rischiose, secondo Basilea 2 e successive, e non hanno un interesse ad overperformare il loro investimento. C'è un tasso di interesse che più delle volte è minimo oggigiorno e a loro basta quello. Anche perché gli investitori in equity partecipano al rischio d'impresa, cosa che invece non fanno i finanziatori a debito. Essendo un titolo di debito, un'obbligazione, sono i primi che riceveranno le somme nel caso poi di fallimento della società. Invece gli investitori in equity, in caso di fallimento, perdono l'investimento effettuato, e viceversa, nel caso di vendita della società, prenderanno un bel po' di soldi come ritorno dell'investimento. Gli investitori in equity possono incidere nella governance aziendale? Assolutamente sì. In alcuni casi inseriscono proprio dei vincoli, dei limiti per la società, il cosiddetto diritto di veto su determinate operazioni. Quindi io che sono il founder di una società Alfa SRL e decido di far entrare un fondo di venture capital, sicuramente mi diranno che se voglio fare determinate operazioni sono obbligato a sentire prima loro e avere il loro ok. Quarto punto per i finanziatori a debito è che non incidono nella governance della società finanziata. La banca che mi presta i soldi non può dirmi cosa devo fare o cosa non devo fare in ottica di investimenti. Una volta che i soldi li ho ricevuti, devo sicuramente sviluppare il piano industriale che ho presentato e proseguo con le mie operazioni. Non ho l'obbligo di contattare la banca prima di fare determinate operazioni. Il quinto punto riprende un po' la tematica che dicevo prima per quanto riguarda l'alea su determinate operazioni, il manuale. Sull'equity non c'è una regolamentazione meno stringente, quindi questo implica che c'è un incontro sul mercato dei capitali e lì si decide poi la partita. Per questo motivo c'è una maggiore decisionalità su chi investe sostanzialmente, mentre sui finanziatori a debito la regolamentazione è molto forte. Tendenzialmente è la normativa Basilea 2 successive che decide quali sono le imprese meritevoli, quindi che devono ricevere un finanziamento. Sesto punto, le proiezioni, quindi il financial plan che vedremo tra poco. Per gli investitori in equity il passato conta veramente poco, si concentrano tantissimo sul futuro, quali sono le percentuali di crescita, quali sono gli obiettivi da raggiungere, quali sono i prodotti da mettere sul mercato. Anche perché molto spesso gli investitori in equity ne capiscono del mercato, anche se altamente tecnologico. Invece, per quanto riguarda i finanziatori a debito,
buona parte dell'analisi sulla target e sul passato, a volte sul bilancio di un anno e mezzo prima, perché come saprete il bilancio quest'anno è stato possibile depositarlo a giugno, era, diciamo, le aziende dovevano depositarlo entro il 30 giugno 2021, il bilancio del 2020. Quindi tendenzialmente a aprile-maggio le aziende erano valutate sul bilancio 2019, che forse mai come quest'anno poteva essere un vantaggio, perché il 2020 è stato catastrofico per diverse realtà e diversi settori, ma immaginate questo su società invece che innovano e che crescono, o meglio, immaginate questo su società di logistica, di trasporti, di delivery, che sono cresciute del 500% come una società nostra cliente, è ovvio che il passato non combaciava per nulla con la crescita futura che stava facendo, perché passare da 2 milioni di fatturato 2019 a 10 milioni di fatturato 2020, a febbraio 2021 le banche ti valutano sul bilancio 2019 e il 2019 non è per nulla in linea con il bilancio 2020. E le banche non concedono finanziamenti se il bilancio 2019 dice un'altra cosa. E questo è un grande vincolo, per soprattutto le start-up italiane. Non so se ci sono domande fino a questo punto, non so se Giuseppe tu vedi domande. Allora, Luca, puoi trovare. Ti chiedono, te la condivido qui sullo schermo, avete mai partecipato o avete qualche cliente interessato all'emissione di Green Bond? In realtà no, non abbiamo né clienti interessati per adesso né partecipato. È un tema, secondo me, che crescerà nei prossimi mesi, anni, anche a seguito del PNRR, che c'è tutto il tema di sensibilizzazione sul tema sostenibilità, ecologia e transizione digitale. Quindi ci aspettiamo che ci siano anche degli incentivi per accedere a questi strumenti. Ok, perfetto. Non so se ci sono altre domande, altrimenti proseguo con la presentazione. Sì, direi di sì, al momento non ci sono altre domande. Ok, grazie. Lasciamo la parte di Financial Strategy e entriamo nel segmento di operazioni straordinarie. Ci tengo a precisare che il Financial Advisor d'impresa in Blue Ocean Finance segue anche questa parte con le proprie aziende e clienti, quindi non siamo suddivisi in aree, chi fa equity non fa debito. Chi fa debito non fa M&A. Ogni advisor deve essere in grado di saper fare tutto. E quando dico tutto è da equity a agevolazioni fiscali a operazioni straordinarie. È ovvio che su un'agevolazione fiscale potrà lavorare autonomamente, sulle operazioni di M&A in exit tendenzialmente si lavora in team, perché sono operazioni strutturate, straordinarie, con una mole documentale da gestire importante. Importanti documenti da dover preparare e presentare per conto dei clienti, e questo implica che il lavoro in team, quindi la persona non dovrà essere brava e preparata a lavorare individualmente, ma dovrà essere anche capace di condividere con altre persone il proprio lavoro. Entriamo rapidamente, così magari lasciamo più spazio alla parte di quali sono quelle soft skills che noi richiediamo per questo lavoro. Vediamo rapidamente quali sono le attività che caratterizzano un'operazione straordinaria in generale. Abbiamo cercato di essere quanto più generici possibili, perché come sapete alcuni di voi, a seguito degli esami universitari, le operazioni straordinarie possono essere tantissime. Le abbiamo suddivise in cinque macro aree. Assessment, quindi è creazione dell'asset documentale per piano finanziario, una pre-due diligence, quindi si valuta già la società, si vede dove si può già intervenire. Una volta decisi i parametri minimi dell'operazione, si va in fase di scouting, quindi si individuano i target, che siano investitori, acquirenti o società da acquisire, e avviene la cosiddetta fase di presentazione, alcuni la chiamano roadshow, quindi si va in giro a proporre l'operazione. Terzo punto, negoziazione.
come è strutturata? Di solito si sottoscrive un NDA perché nella fase di scouting gira un documento cosiddetto blind, quindi non è visibile il nome dell'azienda, non sono visibili dati sensibili. Tendenzialmente sono 4-5 slide anonime che raccontano del mercato, dei risultati dell'azienda in maniera molto aggregata e così, diciamo, gli acquirenti possono capire se è il settore, il mercato di riferimento, se è un'azienda in base alle tecnologie che ci sono scritte che possono essere interessanti per le persone interessate, per, diciamo, gli investitori interessati, si sottoscrive un NDA. L'NDA consente alle aziende di parlarsi, quindi noi facciamo il disclose del nome dell'azienda e inviamo il cosiddetto InfoMemo, l'Information Memorandum, che è un documento di solito di diverse decine di pagine, in cui raccontiamo nel dettaglio cosa è l'azienda, cosa fa, da quanto tempo opera, tutti i valori e i risultati raggiunti nel tempo, per arrivare, il primo obiettivo dell'operazione straordinaria è la sottoscrizione della LOI. La letter of intent, ovvero l'interesse da parte dell'investitore ad acquisire la società nostra cliente, dove vengono anche già definiti i parametri minimi al quale l'operazione, le parti saranno obbligate poi a sottoscrivere l'operazione. A meno che, ovviamente, poi ci sono tutte le clausole, se nella fase di due diligence, diciamo, che vedete al quarto punto, dovesse uscire qualche anomalia, ovviamente l'accordo salta. Due diligence finanziaria, societaria, legale, fiscale, lavoristica e tecnica. Come potete vedere, si valuta tutto. Sono diverse le società poi chiamate in causa. Noi fungiamo da advisor, molto spesso ci sono i legal, per tutta la parte ovviamente legale e contrattuale che ha contratto la società negli anni. Quindi si valuta di solito almeno l'ultimo biennio, se non triennio, e anche le proiezioni future, perché obiettivo dell'acquirente è anche capire quali sono le prospettive future di crescita per migliorare quelli che poi sono i risultati dell'acquirente stesso. Terminata la due diligence, si va a negoziare il contratto. Si negoziano gli ultimi aspetti che si lasciano in sospeso a seguito della LOI e si sottoscrive il contratto di investimento. Con la sottoscrizione del contratto di investimento e o acquisto, la società è ufficialmente venduta, passa di mano all'acquirente che liquida i soci precedenti che fanno la propria exit, incassano le proprie somme. E in alcuni casi proseguono comunque a lavorare all'interno della società per almeno un paio d'anni. Queste sono un po' le macro aree che caratterizzano un'operazione straordinaria. Gli aspetti da tenere in considerazione per questa tipologia di attività sono diversi ed è il motivo per il quale il financial advisor d'impresa esiste, perché molto spesso ci chiedono: perché un'azienda deve affidarsi a un advisor se tutta la documentazione ce l'ha già in casa? Siamo d'accordo, tutta la documentazione è in possesso dell'azienda, ma siamo sicuri che l'azienda che fa l'exit per la sua prima volta sia in grado di riconoscere eventuali anomalie, sappia migliorare la propria posizione per un guadagno o un ritorno maggiore? Differentemente da un advisor d'impresa che ne vede magari 4, 5, 6, 7 l'anno, la scena cambia. Tenete in considerazione che negli ultimi 18 mesi, come Blue Ocean Finance, abbiamo fatto 3 delle 12 exit di startup innovative, in Italia. Quindi non sono tantissime le exit in Italia, 3 su 12 sono il 25%, che è una percentuale comunque abbastanza elevata. E mette ovviamente l'advisor in una posizione privilegiata, proprio perché riesce ad anticipare eventuali problemi. Vedete qui abbiamo segnato pianificazione. L'operazione straordinaria va preparata per tempo. In alcuni casi ci vogliono mesi, se non anni, per preparare la posizione di vantaggio che poi l'azienda assume in fase di negoziazione e trattativa. Bisogna valutare ogni singolo aspetto, perché dobbiamo, noi ovviamente in qualità di consulenti, andando a successo, massimizzare la percentuale di successo stesso, alle migliori valutazioni, alle migliori condizioni, perché
Così facciamo felici il cliente e noi. La nostra consulenza, che poi è quella tipica dell'advisor d'impresa, è su misura. Noi entriamo all'interno dell'azienda. Ogni advisor riesce a gestire 30-40 aziende in un anno, parla con 30-40 imprenditori e riesce ad anticipare determinate situazioni proprio perché le 40 aziende clienti, ognuna in una fase differente della propria vita. E magari un'azienda che oggi vive un determinato tema lo potrà rivivere un'altra azienda cliente tra 6 mesi. Quindi diciamo che c'è una maggiore analisi delle cosiddette incognite in un'operazione straordinaria che possono essere tantissime. Rafforzare quella che è il nostro vantaggio è sicuramente la defocalizzazione del CEO. In un'operazione straordinaria, qualora non ci siano gli advisor, il CEO e il suo team sono impegnati per 6-8 mesi, che è il tempo minimo per un'operazione straordinaria. Ed è un grave errore, perché il tema è: oggi cominciamo un'operazione straordinaria che termina a maggio. Ad aprile la controparte ci dice: bene, quali sono i risultati che avete percorso nel primo quadrimestre 2022? Se il CEO e il suo team si sono impegnati a tutta la parte di operazione straordinaria, statisticamente parlando, è probabile che i risultati non siano quelli che oggi inseriamo all'interno del piano industriale. Questa coerenza e questo aspetto è da considerare. È un enorme errore defocalizzarsi dall'attività core dell'azienda, anche perché ad aprile poi se i risultati raggiunti non sono quelli attesi, l'imprenditore ne perderà sulla propria exit. Infine, gli attori in questione sono tantissimi. Ci siamo noi, ci sono i fiscalisti, ci sono i legal, dalla parte dell'azienda acquirente e dalla parte dell'azienda che vende. Quindi coordinare tutte queste persone non è semplice. E noi operiamo al centro di questa operazione. Quindi tutta, diciamo, la documentazione passa dalle nostre mani, per verificare che tutto vada nel verso giusto e soprattutto i tempi siano veloci, rapidi. Abbiamo terminato, diciamo, la parte di attività che svolgiamo, come le svolgiamo, qual è il ruolo del financial advisor d'impresa. Abbiamo visto che non c'è nulla di tutto questo che il cliente è obbligato a fare con noi, eppure cresciamo tanto. Perché il valore aggiunto che diamo ai nostri clienti è elevatissimo ed è soprattutto percepito da loro, altrimenti è una figura che già fa fatica a emergere e a crescere. Se ne sente parlare pochissimo in Italia, soprattutto nel mondo, diciamo, delle piccole e medie imprese. Noi stiamo provando a portare questa figura, su tutto il territorio nazionale. Stiamo avendo ottimi riscontri ed è una figura di forte fiducia per l'imprenditore. Quindi, per operare con l'impresa, si deve creare da subito un rapporto sinergico. Detto ciò, vi richiedo se ci sono delle domande, altrimenti vi condivido lo schermo rapidamente per farvi vedere l'Excel, che poi l'alfa, il cosiddetto alfa su cui noi lavoriamo e impostiamo la strategia per conto dei nostri clienti. Spero si veda. Non so se qualcuno riesce a darmi conferma. Sì, Luca, ti confermo che si vede. Perfetto. Magari ti chiedo soltanto di chiudere le slide, perché se no occupano una parte dello schermo dei partecipanti. Quindi se puoi tornare un attimino sulle tue slide, chiuderle e poi tornare sullo screen share. Ok, perfetto. Ottimo, grazie. Allora, è un foglio tendenzialmente complesso per ovviamente chi non ci ha mai lavorato. È composto da tanti fogli. Ci sono i fogli di input che noi evidenziamo in grigio
i fogli di output che sono blu chiaro e blu scuro. I fogli blu chiaro sono per un dettaglio, per poco dettaglio, quindi sono valori tendenzialmente aggregati, valori di summary come li definiamo qui. Vedete qui il font impieghi. Questo è un elemento cruciale che riassume tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Queste sono le fonti. Parte, ovviamente tutto è customizzabile in base alle esigenze del cliente. Equity, autofinanziamento, banca, breve termine, medio termine, mutuo, bandi, altri bandi. Ed è la strategia che noi, è la prima messa a terra della strategia, quindi il termine della consulenza strategica finanziaria è questo documento, dove qui mettiamo gli investimenti di cui la società, che la società dovrà fare, e qui come pensiamo di raccogliere le fonti di finanziamento per permettere all'azienda di investire. Nella parte blu scuro abbiamo un maggiore dettaglio per quanto riguarda sicuramente il bilancio 2020, che per alcuni è ancora provvisorio, tendenzialmente depositato. Qui c'è l'esplosione di tutte le metriche. Un'azienda come fa il ricavo? Acquista la merce, la rivende, fa servizi, fa un'attività di consulenza. E qui dobbiamo descrivere tutto, cercando di essere chiari e allo stesso tempo sintetici, anche perché in una prima istanza, questo è un documento che si presenta anche a investitori, si presenta a banche, quindi noi dobbiamo attirare la loro attenzione. Poi nel caso in cui siano interessati, abbiamo tutti gli strumenti, anche dai gestionali dei clienti, per approfondire ogni singola metrica. Ma il compito dell'advisor d'impresa è parlare tante lingue, parlare la lingua dell'imprenditore, parlare la lingua dell'imprenditore, dell'investitore, della banca. E questo è cruciale, non è semplice, hanno tutti un linguaggio molto diverso. E con questo documento dobbiamo fare in modo che tutti gli attori capiscano questo documento. Ecco perché anche lo definiamo ad intensità crescente. Tendenzialmente in un foglio, in una pagina, che è questa, sarei in grado di capire e vedere tutto. Poi sta a me decidere quanto entrare nel dettaglio con tutte le metriche. Questi ovviamente vedete come sono degli input standard che noi inseriamo per poi modificarli in base alle esigenze del cliente, anche se poi molti di questi costi sono gli stessi, come utenze, consulenti esterni, affitti. Qui abbiamo lo stesso per conto economico, stato patrimoniale, cash flow e indici. Quindi vedete che tocchiamo veramente tutto. Per un approfondimento ancora maggiore, inseriamo accanto a questo, vi faccio vedere un nostro foglio di input, accanto ad ogni metrica c'è un commento. Quindi andiamo a spiegare come si genera quella metrica o come pensiamo sia la crescita, o meglio perché la crescita è in quel modo. Inseriamo qui tutti i commenti che ovviamente poi ritornano nel foglio blu, che oltre alle assunzioni generali, perché magari il modello di business ha una peculiarità o lo raccontiamo, se è un B2B, un B2B2C, spieghiamo il motivo per la scelta, se l'azienda magari a volte cambia un modello di business, è successo. Un'azienda prima applicava un modello di business, decide di applicarne un altro, funziona e spinge su quel modello di business. Però magari l'investitore conosceva l'azienda perché prima era B2C, diventa B2B, dobbiamo raccontarlo, dobbiamo saperlo raccontare. E qui ci sono tutte le assunzioni dei ricavi che abbiamo visto nel foglio di input grigio. Quindi qui l'investitore si ritroverà il motivo per il quale i ricavi da vendita di prodotti X prevediamo che cresca in quel modo. E questo è per darvi una panoramica super veloce. Qui poi abbiamo dei grafici dinamici che si vanno a comporre e si suddividono anche in base al piano. Quindi sono delle tabelle che abbiamo inserito proprio come riepilogo, e molto spesso vengono analizzate anche direttamente qui le aziende, perché vedete che c'è tutto, fonti, impieghi, qui ci sono tutti i dati, possiamo mettere il conto economico,
E qui possiamo mettere attivo e passivo stato patrimoniale, patrimonio netto, immobilizzazioni, ricavi e costi. Quindi già da qui si potrebbe valutare tendenzialmente tutto il lavoro. Ok, chiudo perché non vedo la schermata per capire se ci sono domande. Rispondo a Francesco, purtroppo questo file non è possibile inviarlo. Immagino che faccio riferimento all'Excel perché diciamo, è il nostro. E anche quando lo condividiamo con clienti e terzi blocchiamo tutto il foglio, anche se al giorno d'oggi è facile sbloccarlo, però non lo condividiamo con terzi. Prepariamo una versione light di questo file per i candidati che applicano al nostro processo di recruiting. Nella fase di business case è prevista la compilazione di questo file. Grazie a te, Francesco. Vedo altri. Tre domande. Ah, ok, adesso ve le pubblico. Ok, vi ricondivido al volo le slide perché rispondono ad alcune vostre domande, a diverse domande in realtà, per l'ultima parte, che è quella delle skills, che sono la classica domanda: quali sono le caratteristiche che dobbiamo avere, che un candidato deve avere per partecipare al processo di selezione per essere un consulente finanziario d'impresa. Abbiamo provato a riassumere le slide in 8 punti, diciamo le soft skill in 8 punti. Cerco di essere abbastanza rapido. Non so se sono punti che avete già rivisto da altre parti o se vi sono familiari. Sono de delle caratteristiche in cui noi crediamo molto e investiamo tantissimo tempo per crescere rapidamente. La crescita rapida è bellissima, ma è molto complessa. È un mix di emozioni positive e negative, perché crescere rapidamente implica tantissimo sacrificio. Noi crediamo tantissimo nella cultura de dell'errore. In Blue Ocean Finance sbaglia chi non prova e di conseguenza chi non sbaglia, perché ci piace imparare dall'errore. L'importante è non commettere 2 volte lo stesso errore. Un altro elemento cruciale è lo standing. Per noi è fondamentale che lo standing sia elevato, in primis perché siamo un team giovane, quindi molto spesso paghiamo lo scotto di essere giovani. Il CEO, dottor Giuliano Gigli, e la co-founder, dottoressa Stefania Esposito, sono under 40. L'intero team, a parte loro due, è under 27. E necessariamente abbiamo bisogno di uno standing alto perché parliamo con fondi di venture capital, fondi di private equity, banche di investimento per operazioni straordinarie. È necessario riuscire a dialogare con tanti operatori e tanti attori di questo settore, anche perché sempre più fondi, sempre più aziende, corporate e grandi studi, sia legali che di consulenza, stanno entrando in questo settore. Quindi bisogna farsi trovare pronti, preparati e di conseguenza lo standing deve essere elevato. Crediamo nell'indipendenza operativa. Qui in Blue Ocean Finance ogni advisor d'impresa è autonomo, deve essere autonomo, deve riuscire a svolgere tutte le attività autonomamente. Dopo l'internship di 3-6 mesi, vengono dati dei clienti in gestione che deve eseguire autonomamente. C'è dietro tutta la squadra che segue l'operatività, ma è poi l'analyst. Il financial analyst, che dopo l'internship di 6 mesi si diventa financial analyst, che segue l'azienda, parla con l'impresa, con l'imprenditore, va in azienda. E questo è cruciale ed è figlio, in un certo senso, dell'autoapprendimento. Noi non diciamo mai alle persone che entrano in Blue Ocean Finance cosa devono fare. Devono essere loro a capire cosa fare e come farlo. Noi gli facciamo vedere, gli diamo una libreria
in concessione e dovranno essere poi loro a capire come svolgere le determinate attività. Hanno poi una squadra di persone che fanno questa attività tutti i giorni al loro fianco, perché lavoriamo in sale comuni come questa dove sono io oggi. Siamo 5-6 persone intorno ad ogni tavolo, abbiamo diversi tavoli e quindi si impara tantissimo anche con gli occhi, guardando, ascoltando le telefonate. Come dicevo prima, è fondamentale sia il lavoro individuale che in team, perché si lavora individualmente con il cliente, in team in determinate operazioni straordinarie, e infine creare un rapporto sinergico con i clienti che per lo più sono imprenditori di 30, 40, 50 e anche 60 anni. È cruciale. E anche qui parlare con un imprenditore di 50 anni che digitalizza un settore, bisogna avere uno standing elevato. C'è bisogno che l'imprenditore si fidi dell'advisor di impresa. E questo avviene in 6 mesi, 8 mesi, 12 mesi, certamente da un anno dall'ingresso in Blue Ocean Finance. È dato per scontato che a quel punto il financial analyst sia in grado di fare tutto questo autonomamente. La presentazione è terminata, vi lascio qui i miei riferimenti per qualsiasi tematica vogliate approfondire. Ci sono anche riferimenti qui Instagram e LinkedIn di Blue Ocean Finance, ovviamente. Qualora vogliate candidarvi, Giuseppe aveva pubblicato la candidatura di Blue Ocean Finance, magari dopo la ripubblichiamo. E passo alle domande. Non so se Giuseppe vuoi dire qualcosa. Io ne approfitto nuovamente per ringraziarti e ringraziare tutto il team di Tutored che stanno facendo un lavoro fantastico per i neolaureati e laureandi che si avvicinano, si affacciano al mondo del lavoro. Io ringrazio te Luca per la tua presentazione. Hai messo, diciamo, ordine in un settore diciamo che noi di Tutored abbiamo molto a cuore e per questo ti ringraziamo. Diciamo che la figura del financial advisor d'impresa, come hai ripetuto, in questo momento sta diventando sempre più importante. Quindi quello che noi cerchiamo di portare su Tutored è anche qualcosa di molto attuale e quindi grazie, ecco, grazie a te per i contenuti che hai condiviso e soprattutto per aver, come dire, chiarito qualche aspetto che riguarda l'annuncio di lavoro che avete pubblicato sulla nostra piattaforma. Ho visto che sono arrivate anche altre domande sull'offerta, quindi magari possiamo procedere alle risposte. Sì, procedo su tutto, vado in ordine. Innanzitutto ti ringrazio nuovamente per la possibilità. E, come dicevi tu, è un settore forse poco conosciuto, quello della consulenza alle piccole e medie imprese, e permettimi di dire, è un vantaggio ovviamente per noi che ci operiamo perché la concorrenza non è vastissima. Quindi il mercato è molto ampio, per questo motivo cresciamo rapidamente ed è il motivo per il quale cerchiamo persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che puntano molto su se stessi perché è un continuo lavorare, perché per crescere intensamente e rapidamente il lavoro sulla propria persona è cruciale. Bisogna costantemente mettersi in gioco, bisogna essere curiosi, non bisogna mai sentirsi appagati. Il ce l'abbiamo fatta da noi non esiste. È una continua crescita verso anche ciò che non conosciamo, perché è proprio questo il lavoro consulenziale, analizzare, capire le opportunità che possono derivare da una legge di bilancio e proporla a tutti i nostri clienti. Quindi vedete anche come le conoscenze devono essere inevitabilmente tante, perché si parla da lettura di una legge di bilancio a agevolazione fiscale, consulenza su bilanci, revisione, tutto. Passerei alle domande. Sì, ovviamente noi vi invitiamo a candidarvi perché questa è un'opportunità, per tutti voi, quindi cogliete, come si suol dire, la palla al balzo e Ringrazio approfittate. anche tutti i partecipanti che comunque ho visto
sono rimasti più o meno sempre gli stessi dall'inizio e questo per me è un enorme piacere. E parto con la prima domanda. Che programmi è necessario conoscere per candidarsi alla vostra offerta di lavoro? In realtà, sotto un punto di vista accademico, direi nulla. Nel senso, per chi ha svolto tendenzialmente, o meglio, preferiamo studenti che abbiano conseguito una laurea triennale e magistrale, preferibilmente in ambito economico. Però nel momento in cui ogni studente, ogni laureando o laureato si candida nella nostra posizione, noi diamo per scontato che tutto quello che noi facciamo non sia mai stato fatto dall'università. In alcuni casi è vero, in alcuni casi no, però ripartiamo da zero, sia nel processo di selezione, sia poi con l'Academy. Ripartiamo da zero perché vogliamo essere certi di non lasciare nulla al caso, che ogni candidato non perda informazioni, ogni intern non perda informazioni per strada e poi sia in grado di operare. Spero di aver risposto alla domanda, non vedo il nome di chi ha fatto la domanda, comunque grazie. Vado avanti. Allora, iniziamo a far sapere delle candidature, penso, verso fine ottobre. Per adesso stiamo raccogliendo tutte le candidature, ne sono arrivate tantissime. Faremo uno screening iniziale a partire dal CV. Successivamente convocheremo le persone presso la nostra sede, che è questa qui, che è a Roma Centro, per fare i colloqui di gruppo. Per i selezionati al colloquio di gruppo ci sarà un business case e i selezionati al business case avranno modo di accedere al colloquio individuale con il CEO, il colloquio finale, che chi lo supererà entrerà a far parte della squadra di Blue Ocean Finance, penso entro la metà novembre, fine novembre, dovremmo già cominciare con gli internship. Una volta che diamo gli esiti, il processo di selezione è molto rapido. In 2-3 settimane riusciamo a chiudere l'intero processo di selezione. Anche questa è una domanda anonima, quindi ringrazio comunque. Francesco, ti rispondo con sicuramente può essere un elemento da tenere in considerazione, perché banalmente si è già stato in contatto con bilanci, documenti aziendali che all'università, e lo dico perché anche io ho fatto l'università, quindi con cognizione di causa, non si vedono F24, visure, DURC, certificazioni uniche, bilanci in quarta direttiva, bilanci a sezioni contrapposte, che sono documenti che tu sicuramente avrai visto, tanti neolaureati che non hanno ancora esperienza professionale alle spalle non li hanno mai visti, me compreso, appena terminata l'università. Quindi mi metto io in prima linea per non fare torto a nessuno. Grazie Francesco, spero di aver risposto. Passiamo alla prossima domanda. Di anonimo, ok. Beh, le competenze sono quelle che abbiamo visto nella slide delle soft skills. Io mi sento di dare due consigli. Uno, di essere sempre curiosi, che è sinonimo e volontà di crescere costantemente. Il secondo, che è una diretta conseguenza, è di non sentirsi mai appagati. Quindi di voler sempre migliorare se stessi, migliorare il posto in cui si lavora, migliorare per le aziende clienti, quindi anche il vantaggio che percepiscono i clienti aumenta di mese in mese, giorno in giorno, anno in anno. Quello è fondamentale, perché il cliente vede una crescita collettiva, non solo dell'azienda o non solo del consulente, e apprezza tantissimo questo valore. Spero di aver risposto.
Rispondo a Riccardo. La retribuzione del financial analyst in Blue Ocean Finance non va in base al portafoglio clienti, varia da tantissime dinamiche, ma non è legata a parametri oggettivi, ma ad un lavoro complessivo, anche in virtù di tutti i valori in cui crediamo e del modo in cui lavora per i clienti. Quindi non è una retribuzione assolutamente legata al portafoglio clienti. Rispondo a Edoardo. Preferiamo, soprattutto all'inizio, la modalità in presenza. Perché fare ovviamente un'academy di 15 giorni full time e successivamente le persone, diciamo, che entrano in Blue Ocean Finance affiancano una figura senior di Blue Ocean Finance per tutta la durata dell'internship, in modo tale che abbiano una visione complessiva di tutte le tematiche. E io penso, ma ovviamente ogni intern sceglie liberamente come lavorare, anche diciamo, l'Academy preferiamo sia in presenza per motivi proprio logistici. Poi successivamente è a scelta di ogni persona di Blue Ocean Finance decidere dove voler lavorare, ma preferiamo che sia tutto in presenza, semplicemente perché affiancare una figura senior e non viverla, respirare l'ambiente, lavoriamo in ufficio nella stessa sala, quindi non respirare lo stesso ambiente, secondo me, alla lunga non paga. Quindi il mio consiglio è sempre di essere presenti per una crescita migliore individuale. Rispondo, è arrivata un'altra domanda nel frattempo. Ok, allora avete visto il financial plan che era il file Excel che vi ho condiviso prima? Abbiamo creato una versione super ridotta di quel documento riducendola ad un solo foglio di compilazione e vi daremo diciamo, degli input. Faccio un passo indietro. Prima della fase 3 c'è la fase 2, quindi c'è il colloquio di gruppo. All'interno del colloquio di gruppo faremo un focus su tutta la parte di equity, quindi che cosa si intende, per quali sono gli investitori, come si calcola la valutazione, come si calcola un importo per un'operazione di equity, quali sono le clausole per un investimento, qual è la roadmap. Vediamo tutto in un paio d'ore. E già in quelle 2 ore noi valutiamo ogni candidato. E per il modo in cui interagisce con gli altri candidati, faremo dei piccoli esempi, quindi porteremo la vostra attenzione o di chi ci sarà, porteremo dei piccoli casi studio e per capire come ogni persona ragiona. Quindi già è un momento di valutazione per ogni singolo candidato. E questa è, diciamo, un'informazione cruciale per chi si è candidato. Per la terza fase, vi condivideremo un file Excel dove vi chiederemo, a valle del colloquio di gruppo che abbiamo già fatto insieme, avete già in vostro possesso determinate informazioni e siete già in grado di compilare questo documento che vi condividiamo. E quindi vi chiediamo di impostare delle proiezioni future di crescita di una società fittizia. E un fonte impieghi, quindi un reperimento di nuova finanza e un reperimento di nuova finanza e investimenti che la società poi dovrà fare per il proprio futuro. Lì ci sarà una valutazione da parte nostra e i candidati che selezioneremo avranno accesso all'ultima fase. Grazie per la domanda. Non so se ci sono altre domande.
Allora, Luca, io Nicole. Giuseppe, non ti sento. Adesso sì, Adesso ecco. sì, Adesso sì. Perfetto. dicevo, visto che è arrivata un'ultima domanda, Sì. eccola qui, di Nicole Lorini. Grazie per i complimenti, Nicole. Affitto d'azienda in ottica di gestione aziendale prospettica. Affitto d'azienda, no. Ma un exit parziale che poi diventi totalitaria, sì, che è differente come operazione, ok? Ma come struttura logica è molto simile. Quindi, diciamo, operazione ovviamente di exit parziali con exit totalitaria, poi alla fine sì, anche perché quasi sempre così in realtà, perché quando si fa un exit l'acquirente vincola. Il cosiddetto, la clausola si chiama earnout, i founder della startup a restare all'interno della società per 2 o 3 anni, dietro ovviamente compensi, quindi stipendi pagati, per raggiungere gli obiettivi che la società si è posta all'interno del financial plan con il quale si è presentata all'acquirente. E parte del proprio guadagno è proprio vincolato a quei valori, a quei risultati. Ed ecco, proprio per cui, diciamo, è una prassi molto comune nell'exit in Italia, ma in generale ovunque, per evitare qualsiasi tipo di problema. Quindi i founder restano in azienda per 2 anni, raggiungono i risultati che sono ovviamente raggiungibili ed è di interesse anche della società che acquista che vengano raggiunti questi risultati, proprio perché implica una crescita organica dell'intero gruppo. Non so se comunque ho dato una panoramica di tipologia di operazione, anche perché l'affitto, diciamo, di azienda in ottica di cessione aziendale è molto più comune su società che hanno un fatturato stabile ed è anche più semplice prevedere fare le forecast. Su una startup fortemente in crescita si cerca di capitalizzare e massimizzare subito quanto prima per poi consentire l'exit a 2 o 3 anni e tutelare così tutte e due le parti. Il founder che incassa una buona parte subito nell'immediato e l'azienda che invece poi pagherà un'altra buona parte al raggiungimento degli obiettivi. Non ti sento, Giuseppe, penso tu sia muto. Eccomi, scusami, ci sono. Dicevo, non vedo altre domande, stavo scorrendo nella sezione Q&A. Io direi che possiamo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Parto però dal ringraziare te, Luca. Grazie, grazie mille. Grazie a te, grazie per la vostra disponibilità. Spero in futuro di fare magari un'altra masterclass Volentieri. anche su qualche altra tematica, così da avvicinare quanti più studenti o laureati al mondo della consulenza d'impresa per piccole e medie imprese, che mi permetto di dire è un settore fortemente in crescita. Ne sentiremo parlare sicuramente, già ne sentiamo parlare tanto adesso per chi è nel settore, ma se ne sentirà parlare anche a breve nel mondo universitario. Quindi chi prima ovviamente si avvicina a questo mondo potrà godere di enormi benefici e vantaggi. E a maggior ragione per questo motivo cercate di cogliere l'occasione che Blue Ocean Finance vi sta proponendo. Per questo, ecco, provate a candidarvi. Ho inserito come al solito il link nella chat. Nella chat ho inserito anche tutti i link per iscrivervi ai prossimi webinar su Tutored. Ti ringraziano in chat. Grazie a tutti e grazie a Luca ovviamente per la presentazione. Grazie a voi che avete partecipato. Vi ricordo che il webinar è stato registrato, quindi potete recuperare al termine della diretta la registrazione, riguardarla e magari prendere nuovamente appunti. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Luca, grazie mille e buona serata. Buona serata, grazie. Ciao ragazzi, ciao.